vi voglio tanto bene, e viva! Per sostenere e per essere al fianco dei bauli in piazza, che sono tutti i tecnici di palcoscenico, tutte le organizzazioni che lavorano perché lo spettacolo dal vivo sia possibile. E siamo qui per la manifestazione. È andata benissimo, è stata una scossa di adrenalina che è durata mezz'ora. Quello che ci porta qui in piazza, ci ha portato qui in piazza oggi, era fondamentalmente l'insoddisfazione che abbiamo nei confronti dei segnali che sta dando il governo, che nonostante il fatto che adesso torneranno le zone gialle, riaprirà qualcosa, non è abbastanza per noi, e soprattutto manca una visione strategica di quello che dovrebbe essere la ripartenza del settore dello spettacolo e degli eventi dal vivo. Noi vogliamo far sentire la nostra voce, dare una voce insomma a questo ambito lavorativo che non viene ascoltato dal governo da sempre, e adesso ovviamente con tutta questa pandemia è venuta fuori tutta la criticità di questa divisione del lavoro che c'è tra il mondo dello spettacolo e tutto il resto del lavoro. Mi sembra un'evidente richiesta di ascolto, e questa richiesta è stata bellissima, è stata una bellissima esperienza. Ci siamo sentiti molto forti, molto aggregati, e penso adesso è importante che le istituzioni ascoltino questo messaggio, questa richiesta di ascolto. Siamo in una nuova era in questo momento, per cui saranno completamente diversi i nostri concerti da quelli che la gente è abituata a vedere, ma non importa, insomma, dobbiamo ripartire. Io voglio ripartire senza lasciare nessuno a casa. Presidente, il 26 aprile sarà un po' il D-Day delle riaperture. Dopo la conferenza del Premier Mario Draghi, ecco il suo primo commento. Ma sono soddisfatto innanzitutto perché è la dimostrazione che i numeri stanno andando bene, e poi perché la pressione che è stata fatta dal sistema delle regioni ha contribuito a portare a questo risultato. Un risultato importante perché l'attività commerciale, la gente in genere aveva bisogno di questo allentamento, aveva bisogno di ricominciare ad avere un po' di speranza. Uno dei temi sensibili in queste riaperture sicuramente rimane il trasporto pubblico regionale e locale. Come pensa di affrontare questa sfida? Guardi, per quanto riguarda il trasporto pubblico regionale, noi abbiamo già fatto delle prove, abbiamo già vissuto riaperture delle scuole, riaperture delle attività, e il sistema del trasporto pubblico regionale ha retto prevedendo i distanziamenti, prevedendo tutto quanto previsto dalle disposizioni. Chiaro, qualche sofferenza in più si trova all'interno delle città, sulle metropolitane, dove è più difficile rispettare queste normative. Anche in questo caso credo che si debba dire ai cittadini di prestare attenzione e rispettare le disposizioni. La sua previsione, possiamo guardare con un po' di ottimismo l'estate, e insomma cosa ci possiamo aspettare anche, diciamo, come iniziative? Ma io credo che quando avremo completato la vaccinazione potremo riguardare al futuro con ottimismo. Io credo che quindi, se verranno mantenute le promesse circa la consegna dei vaccini, io credo che dalla metà fine di luglio potremo tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro come alla quasi normalità.